È partita in questo momento Brancaleone Ardore. Se ne incarica Guerrisi. Col sinistro mette questo pallone in mezzo al centro dell'area. Non ci arriva per poco. Vediamo se riproveranno lo schema o Guerrisi rimetterà in mezzo questo pallone a rientrare. Proprio questa scelta. Tiene però bene il pallone Guerrisi. Guerrisi punta l'avversario. Guerrisi col sinistro. Il pallone rimane là. Brivido dalle parti di Fraga. Di metterla con le mani direttamente in area di rigore. Arriva proprio in questa battuta. Cercato la spizzata. Viene salvato però. Miracolosamente. Si incarica della battuta Zalarayan che però manda direttamente fuori il pallone. Fischia adesso l'arbitro Frasca. Fine primo tempo tra Brancaleone e Ardore sul risultato di 0-0. Partito adesso il secondo tempo tra Brancaleone e Ardore. Brancaleone che attacca la sinistra a destra dei teleschermi e l'Ardore a destra a sinistra. Subito arrembante il Brancaleone fermato qui dall'Ardore. Risultato di 0-0. Gatto cerca il traversone lunghissimo. Rimette in gioco il pallone Gonzalez. Adesso seguiamo questo calcio di punizione pericolosissimo per il Brancaleone. Vedremo se riuscirà a sfruttarne l'occasione. Sul punto di battuta Galletta e Guerrisi. Vedremo chi dei due si incaricherà della battuta. Guerrisi sistema il pallone col sinistro. Pronto, probabilmente andrà lui col mancino. Parte Guerrisi col sinistro direttamente in porta però. Galone può ripartire. Buonissimo qui D'Agostino per Carbone. D'Agostino in area di rigore. Rimane là il pallone e arriva il gol di Carbone. Vantaggio del Brancaleone 1-0 quando siamo giunti al 15° minuto di gioco di questo primo tempo. Arriva sotto la curva Carbone a festeggiare con i suoi. Pallone vagante rimasto in aria e Carbone non sbaglia col sinistro in buca sotto l'angolo. Lunghissimo il Brancaleone, sempre addomesticato dal solito Carbone sul lato di sinistra. Si fa però prendere il pallone dalla difesa dell'Ardore che adesso cerca di addomesticare il gioco. Qui però perde il pallone, allora Carbone in area di rigore lascia il pallone a D'Agostino che ha cercato il gol, però troppo debole il suo tiro che si infrange sul petto di Fraga. Prende però il pallone Luciano, non riesce però a trovare il corridoio giusto. Allora combatte sempre palla in aria. Arriva Panetta qui sull'out di sinistra. Panetta alza la testa, mette questo traversone al centro. Fermato dalla difesa del Brancaleone. Col destro alla ricerca di una spizzata, però troppo fuori mano questa punizione. Allora mancano circa poco più di un minuto alla fine della partita. Lunghissima qui la rimessa laterale dell'Ardore. Subisce fallo, punizione allora Borrello. Commesso fallo su Luciano e allora probabilmente la partita si finirà. Agüero parte col destro dritto in porta, però facile la presa centrale di Morabito. Si attende solo il rilancio e fischio finale. Fischietto in bocca per l'arbitro. Fischio finale, il Brancaleone si aggiudica questa partita contro l'Ardore. Per il risultato di 1-0 l'ha decisa Matteo Carbone al 16° minuto del secondo tempo.